Ebbene sì, ragazzi, eccoci all'inizio della nuova avventura con il toro. Abbiamo fatto stravolgimenti di formazione veramente bellissimi. Sono arrivati dei giocatori importanti, sono arrivati dei giocatori che il Milan ha messo in vendita e io non mi so spiegare il perché. Quindi c'è una cosa prima che vi voglio dire, sarà una registrazione un po' lunga questa qui. E spero che la guardiate. Io ho riniziato il campionato anomalo, che è quello di Serie A che ho fatto già prima. Vi ricordate il girone d'andata con le formazioni di B aumentata, spostamenti di giocatori per rendere le squadre, eccetera, un po' più forti. Adesso, per non fare troppa confusione tra un campionato normale sempre con Torino, chiaramente non Master, e la Master League, vedrò di o registrare prima tutto il girone di ritorno di quel campionato lì e quindi metterlo man mano che faccio una partita o due di master, metterò una o due registrazioni dell'altro campionato e poi alla fine di quel campionato lì fare partire tutte le registrazioni di questo campionato qua. Però pensandoci bene, cosa succede? Che tu vai a accumulare troppi video e diventa poi lunghissima poterli postare. Quindi io stavo pensando una cosa. Adesso in fase di download per YouTube la mia registrazione di una delle partite che ho fatto in quel campionato lì. Io adesso farò questa. Chiaramente le salverò, magari ne farò due, le salvo. E ogni due partite di quel campionato là, registrate su YouTube, metterò due anche della Master. Quindi voi tenete sempre presente che uno è un campionato normale anomalo. Questa è la Master. Quindi farò due video e due video, due video e due video. Quando finirà quel campionato là, anomalo, della serie A anomala, io lo stopperò e andrò solo più avanti con la Master League. Se mi tornerà la voglia di fare ancora di nuovo un campionato di quella categoria lì, lo farò. Se no, andrò avanti con la Master. Detto questo, andiamo avanti a farvi vedere. Guardate, no, ma voi guardate il Milan. Il Milan, cosa ha messo in vendita? Cioè, ragazzi, io sono andato a prenderglieli perché ovviamente non si può rifiutare certi giocatori. Io vi faccio vedere nei trasferimenti. All'inizio ne aveva due, guardate come disfano le squadre. Adesso ne ha 11 e sono questi signori qua. Io ve li metto anche per ordine di posizione. Plizzari, io non capisco perché, guardate che portiere. Io non capisco perché. Cosa ho fatto io? Sono andato a cercare lo scambio con Schubert. Quindi speriamo che arrivi. Romagnoli, ho fatto un'offerta di scambio, non me l'ha accettata. Sto per prendere Diogo Dalot. Scambio con Vojvoda. Ho richiesto anche Moutinho, ma come si fa a dare via un giocatore così con 81 di over? Guardate com'è cresciuto con me. Io l'ho preso che aveva 16 anni, eh. Hanno messo questo Ilax Moriba, che non è male. Vignato, buon giocatore, ve lo consiglio, può fare vari ruoli. Ma Daniel Maldini, Calhanoglu, l'ho richiesto ma niente da fare, non viene. Savio, Mertens, in vendita Mertens ragazzi, solo che ha. Potrei anche prenderlo, ma non voglio fare un Torino su Caicedo. E niente, questo è. Ora vi faccio vedere le trattative che sono io. Signori, eccole qua. Plizzari, scambio con Schubert. Romagnoli, ho provato uno scambio con Izzo, ci devono rispondere. Diogo Dall'Orta, scambio con Vojvoda. E Moutinho, ho provato a alzargli l'offerta e vediamo se viene. Andiamo a vederci la mia rosa a questo momento. Padelli, richiesto da Reggiane Spezia, speriamo che me lo chiedano e va via. Se va via Schubert, scambio con Plizzari, i portieri saranno Plizzari e Mirante. Lianco l'ho tenuto, ho tenuto Gabbia, ho preso Leo Duarte che era in vendita dal Milan, l'ho preso perché ci serve. Izzo, se arriverà lo scambio con il Milan, arriverà Romagnoli. Singolo tengo perché, guardate, colpo di testa 80, velocità 80.
elevazione 76, contatto fisico c'è quasi 80, resistenza 80. Guardate che ho fatto ritornare, Glick, 16 anni, subito, senza farmelo dire. Rodriguez rimarrà, Ansaldi. Murru farà coppia con questi tre giocatori qui. In più è arrivato Letizia, 19 anni, 72 di over. Vojvoda sarà in scambio se arriverà Leo Duarte. La difesa io direi che è a posto così. Ho preso Scozzarella, ragazzi, 73 di over, 20 anni. Kučka, che il Milan l'ha dato via, io non capisco perché, e l'ho preso. E poi attenzione, Robertone, Robertone. Lukic, che mi rimane. De Sena sono andato anche a prendere. Segre è in vendita. Rimane Karamokò come alternativa se qualcuno è stanco. Rivera, anche lui partirà. Ho tenuto Gojak e ho preso Birsa. Carvajal è in vendita. Verdi l'ho voluto tenere perché? Perché se io gioco con quello schema con l'esterno destro mi serve. Guardate che ho preso, signori, Salcedo, una lunga trattativa. Io non so come si fa a dare via uno così. 50 gol nel Milan. Cioè, ragazzi, 24 anni, 78 di over, me lo sono andato a prendere. M'è costato, però non ho guardato a spese, qui l'ho voluto prendere. Gallo Belotti non si muove. E ho preso questo attaccante del Vicenza, molto interessante, 21 anni, 75 di over, non è male. Osvit, l'ho messo in vendita, Grott libero di decidere cosa vuol fare. Partisse lui in alternativa, abbiamo altri attaccanti. Floccari, perché l'ho preso? Perché Floccari è uno che è un rapace d'aria, vuol dire che sui cross di testa era negli svincolati, diciamo così, senza contratto, l'ho preso. Questo è Torino per adesso. Ora, andiamo a farci la prima giornata di campionato. Ovviamente io giocherò sempre. Ho sbagliato, scusate. Giocherò sempre così, campione, ma stavolta 11 minuti. Calendario che ci offre le. Destino ha voluto che subito incontrassi le mie due ex squadre, Reggiana e Milan. Ora, il calendario ci dà queste due partite qui, in mezzo ci sarà un po' di calciomercato e poi dopo la chiusura faremo, prima di registrare la partita con il Cagliari, vi farò vedere tutti gli acquisti che sono andati in porto. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocarci. La prima partita della nuova avventura di Mister Bruno, tifosissimo del Toro, è sottoscritto. Eccoci qua. Subito la carica. Reggiana sono forti, ma non per questo dobbiamo aver paura di loro. Oggi i tifosi daranno il massimo e anche noi dovremo fare la stessa cosa. La carica, subito la carica. È la prima volta che scendiamo in campo davanti ai nostri tifosi di casa questa stagione. Perciò fate in modo che la partita sia degna di loro e ricordate, costringeteli a subire il nostro ritmo e usate la testa. Grandissimo. Dai Gallo, dai. Chiaramente adesso dovremmo farci la formazione. Eccoci. Mamma mia. Stadio. Sono andato a mettere gli striscioni. Ho cambiato lo stadio perché io voglio uno stadio stile inglese. Erba corta. Che la palla possa correre di più e andiamo solo a vederci una cosa. Guardate quanto è bella la maglia della Reggiana. Ragazzi, è tutto pronto. Ancora una cosa da vedere. Giochiamo a una velocità, poi vedremo come andrà. Vedremo. Allora, andiamo a farci lo stadio. È a posto così. Le divise, chiaramente, ragazzi. Ah, già è vero, mi dà la possibilità di fare una quarta divisa. Devo studiarmela bene, andare a vedere. Questa qui veramente non è che mi piaccia molto, però.
Vedete, io ho cambiato il colore, molto più granata di prima. Prima era un rosso così, non esiste, così deve essere. Giochiamo con questa maglia qui, una reggiana ne ha solo due. E niente, ragazzi, andiamo a farci lo schema, che potrebbe essere già questo, eh? Attenzione. Allora, Schubert. Subito mirante, subito, dobbiamo farle con molta cura queste formazioni. Poi gabbia non ce la fa, dal primo minuto cominciamo a far giocare Glick e Leo Duarte, ma non ce la fa. Allora andiamo a vedere, Glick può giocare di qui, Rodriguez a sinistra, Vojvoda chiaramente fuori e dentro Letizia dal primo minuto. Lukic, mediano di centrocampo, Kučka non ce la fa, subito De Sena e Robertone. Gojak, vediamo Birsa se è più pompato, ma direi di no. Davanti Bellotti e Salcedo, andiamo a sistemarci la panchina, quindi portiamo Murro, portiamo Verdi perché potrebbe anche servire. Via via, questo qua non deve più giocare con me, infatti in vendita, Padelli vai pure. Tanto non giochi, Birsa. Portiamo anche Floccari. Togliamo. Facciamo una formazione di questo tipo. Mettiamo Scozzarella lì. Via Kutka. Chi possiamo portare, ragazzi? Chi possiamo? Caramoko, chiaramente. Rivera in vendita. Oswit, anche lui in vendita. È inutile che li faccia giocare. Singo, ecco, questo Singo, anche lui. Però direi che la panchina potrebbe andarmi bene così. Capitano Gallo Bellotti, Salcedo, ecco, lo mettiamo a sinistra nel suo ruolo e andiamo subito a dare anche le impostazioni. Robertone a destra può giocare, De Sena mi può giocare da questa parte. Controllate sempre queste cose. Istruzioni avanzate, ancoraggio, Gojak. Contropiede. Praticamente gioco come con il Milan. Vediamo se anche qua funziona. Poi facciamo. Giocatore in attacco. Io queste cose le faccio. Gojak. E niente ragazzi. Prima partita del Toro. In casa. Si parte. Vedete che è più granata la maglia così. Poi c'era quel giallo-rosso nei colori. Ma che cacchio è sta roba? Vediamo se me l'ha cambiati. Bella squadra, si è di nuovo salvata la Reggiana, ha fatto un bel campionato l'anno scorso. Ci sarà l'ex Sirigu, Markovic, Vogliacco, Thiago Silva. E andiamo, si parte. Prima partita, Toro Reggiana, poi si volerà contro il Milan a San Siro. E quella sarà una partita veramente tosta. Sono curioso di vedere il Milan chi compra. La Reggiana poco poco alla volta ha costruito una squadra abbastanza buona, 2 anni fa ha sfiorato l'Europa League. Eccoci, beh, le ha cambiati sì, ho fatto anche gli striscioni, non si vedranno, pazienza. Squadre negli spogliatoi, Gallo Berotti, Mirante, mamma mia, Sirigu da ex, mamma mia. Eccoci, vediamo se li mettono gli striscioni, proviamo a vedere. Bisognerà guardare dietro la porta, ma in tal caso andremo a cambiare anche stadio, non è un problema. Adesso per il primo anno giochiamo qua. Squadre che entrano in campo. Capisco perché non ci sono, comunque vabbè, non ha importanza, dai. Thiago Silva, mamma mia. Andiamo con le formazioni, ho fatto anche gli scarpini un po' diversi. Torino, Mirante, Bianco, Glick, Rodriguez, Letizia, Scozzarella, De Sena, Robertone, Gojak, Salcedo, Bellotti. Mamma mia! Reggiana, Sirigu, Thiago Silva, Markovic, Vogliacco, Iori, Mauri, Leo Junior, Zirco, Guasinho, Zortea, Mazzocchi, unica punta.
Quello lì Junior è figlio di Junior, famoso degli anni 80 del Torino. Andiamo, dai, dai, Gojak. Andiamo, andiamo. Ehi, Scozzarella, dai, il mio vecchio pallino del Trapani. Si parte, inizia la prima partita di campionato. Torino, Reggiana. Salcedo. Palla Scozzarella. Tocca per De Sena. Pallone ancora di ritorno a Scozzarella. Glick. Robertone. Albertone avanza, attenzione. Pallone lungo, bellissimo, verso Gallo Bellotti. Poi Gojak, di prima. Lo blocca Sirgo. Subito Toro che si fa vedere. Zortea. Lancio per Mazzocchi. Glick. Grande, Bianco. Palla De Sena. Tocca ancora per Scozzarella. Avanza il Toro adesso. Bravissimo Scozzarella. Bellotti, Gallo Bellotti. Si destreggia. Va via il Gallo. Tocca d'esterno per Letizia che avanza, mette in mezzo un gran pallone. Salcedo, vedo! Mamma mia, Gojak, che cosa ha fatto? E Salcedo timbra il suo 51esimo gol da quando gioca con me tra Milan e Torino. Mamma mia, Salcedo, subito lì come un rapace. 1-0 Toro, grande azione, grande il Gallo qui. Che cede, gran cross di Letizia, tiro al volo di Gojak, palo, poi Salcedo, brucia Sirigu, 1-0 Torino. Bella lì, andiamo. Riparte la Reggiana, attenzione, Markovic, lancio lungo, Bianco, respinge, recupera il Gallo Bellotti, che fa andare ancora Salcedo, Salcedo, esperienza, Salcedo, tiro di Salcedo, e para Sirigu. Ma cosa ha fatto andare via il Milan di lì? Ma. Letizia, grande recupero, tocca ancora per Gojak, dall'altra parte, sbaglia tutto, De Sena recupera, pallone ancora Salcedo, tiro di Salcedo, ma fuori di poco. La Reggiana sarebbe meglio che prenda qualche misura su Salcedo, perché sennò oggi gliene fa 4-5. Sapevo che non mi sbagliavo con lui. Sirigu, Glick su Mazzocchi, bravissimo Glick. E poi ancora Salcedo, Scozzarella, pallone Rodriguez, ex Milan, buon terzino. Rodriguez tocca in direzione di De Sena, fa andare adesso Salcedo, tocca per Gojak, stop, tiro di Gojak, palo in rete. Mamma mia ragazzi, questo è un fenomeno. Mamma mia che toro, se cominciamo così. Bellissimo, guardate, stop ed esterno a seguire, tiro anche di sinistra, palla in rete, mamma mia. Grande azione, grande entusiasmo, stadio pieno. 2-0, chiaramente la prima, non montiamoci la testa. Marco vicino avanti, Bianco respinge, ancora che va a recuperare Gallo Bellotti, che lancia nello spazio Salcedo, uno stop, si gira, avanza ancora Salcedo, stavolta chiude bene la Reggiana, Vogliacco, lancia ancora lungo. E ancora Bianco che si sovrappone, poi Rodriguez di prima, bravissimo. Attenzione, Zortea, Luanzinho, pallone indietro Zortea, lancio per Mazzocchi, Bianco. E ancora Gojak, Letizia, poi Robertone, attenzione, Robertone, guardate che velocità che ha. Tocca in direzione ancora del Gallo che avanza, poi Thiago Silva. Grande duello Thiago Silva Belotti, ma di cosa stiamo parlando qua? Lancio in avanti, Glick, Vichingo, Bianco, Rodriguez, mamma mia, Scozzarella, Robertone, Belotti, Gallo Belotti, Belotti, Agoia, stop, tiro, 3-0, incredibile. Imbambolato Sirigu, imbambolato. Ma cosa sta facendo sto ragazzo qua? Gran gol, mamma mia. Ah. Dai, dai ragazzi. Scusate, ma mi è venuta in mente una cosa e mi sono un po' commosso, ma non per il Torino, altre cose che c'entrano col Torino, ma non con chi gioca, eh.
altre robe. Dai, andiamo, Junior, lancio in avanti. Ancora, attenzione, Losigno, Losigno, pallone all'indietro, Mazzocchi. Attenzione, Glick deve chiudere, lancio per Zortea. Ancora Rodriguez su di lui. Bene, esce la grande, bravo Rodriguez. Lancia dall'altra parte, Gallo Bellotti, Salcedo, 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 ancora Gojak, Bellotti, porca. E Thiago Silva respinge. Junior. Pallone ancora verso Zirkov, che lancia dall'altra parte e chiude tutto Rodriguez. Elianco libera da questa parte, Letizia tocca ancora per Robertone, grande prestazione la sua. Avanza Robertone, palla Gallo Belotti, stop, si gira, cerca di andare via. Junior recupera la palla, Markovic, lancio in avanti di Markovic. Glick contrasta, va a recupero ancora Robertone, Robertone, pallone in avanti per Salcedo, tocca ancora per Gojak, parte il tiro di Gojak che respinge stavolta Sirigu. Zortea, bella partita, lancio in avanti, ancora Glick, non ci arriva, ancora Mazzocchi, bravissimo, grande partita di Ilianco, Scozzarella, Gojak, pallone Salcedo. Che ora può far andare il Gallo, la stoppa, cerca di girarsi, anticipato, calcio di punizione, fallo su di Thiago Silva, su Gallo Belotti e attenzione qua. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Parte Rodriguez, tiro, mamma mia, e ci arriva Sirigu. 36esimo, Torino 3, Reggiana 0, ancora Ilianco che va a recuperare questo pallone, poi Glick con tutta calma mette giù e cede a Letizia, buona la sua partita, ancora Letizia, stavolta però sbaglia il passaggio, troppo frettoloso, Leo Junior, attenzione, io dico Leo Junior ma non è Leo Junior degli anni 80, questo è il figlio, eh? Glick, bravissimo a far scorrere, Letizia, pallone a Ilianco, tocca in direzione di De Sena, attenzione, bravo De Sena, avanza. Ancora c'è spazio, incredibilmente la Reggiana lascia spazio, Lusigno interviene in questa maniera, ancora Zirkov, Mazzocchi, attenzione che Reggiana ora sta facendo gioco, deve retrocedere Rodriguez, Zortea, Zortea ancora, Reggiana cerca di rientrare in partita, attenzione, Ilianco si fa sfuggire il pallone, poi Mirante qui non ha problemi, Glick, mamma mia, Ilianco, De Sena. E prova questo lancio in direzione di Sassero. Vogliacco adesso si gira. Jose Mauri che si vede per la prima volta. Attenzione, 3 minuti di recupero. Luanzinho, non è male questo Luanzinho, eh? Non è male. Rimessa laterale per il Torino. Si riparte con Bianco. Tocca in direzione e finisce il primo tempo. Grande Toro, Salcedo, Gojak, Gojak. Reggiana sono lenta che lascia troppi spazi. C'è Alvini che allena la Reggiana. Andiamo a vederci qualche cambio. Io ragazzi, sapete cosa faccio? Faccio questa cosa qui. Io metto molto presto, così in base se vanno me li cambia lui. Si riparte col secondo tempo. Reggiana, che dal calcio d'inizio, Markovic. Entra Tajeb, esce Luanzinho. Rodriguez. Cambia gioco, bellissimo l'esterno. Glick la tiene giù. Gira ancora dall'altra parte per Letizia. Chiede l'1-2 a Robertone. Robertone la stoppa, Scozzarella. Pallone a De Sena, bravissima a girarla per Rodriguez, Rodriguez prova ad andare via, è più bravo Zortea, lo ferma, Tajeb, attenzione alla Reggiana, Mazzocchi respinge il Toro, Osemauri, bella palla, deve uscire Mirante, grande uscita, anche con un po' di fortuna, poi Robertone, mamma mia, bravissimo qua, Scozzarella che fa questo lancio per De Sena, Salcedo. Gojak, attenzione al Gallo Bellotti che adesso può andare ma viene sbagliato l'appoggio su di lui. Iori,
Ancora Glick la palla, la va a respingere, recupera grandissimo Goyard, che giocatorino. Sassero, palla al Gallo, il Gallo! Si rigola, dice di no, ma cosa stiamo facendo? È venuta mia mamma, mi ha detto, ma con chi parli? Non puoi capire, non puoi capire, non puoi capire. Cairo, Cairo, guarda come si costruisce il toro, guarda. Linea laterale. Rodriguez. De Sena, c'è un mezzo fallo, non fischia. Junior, pallone a José Mauri, lancio in avanti, c'è Kamel Glik, c'è Kamel Glik, Bianco, Vichingo, Letizia, pallone a Robertone, palla data bene, poi è anticipato, Thiago Silva, ancora lancio in avanti. Ancora Glick, Scozzarella, mamma mia che centrocampista, compratelo Scozzarella, datemi retta. Salcedo, 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 alza questo pallone per Goyard, Iori. Arrivo, arrivo. Lancio in avanti, devo solo andare a fare una cosa a mia mamma e arrivo subito, ragazzi. Arrivo subito, scusate. Scusatemi ragazzi, ma ho dovuto fare una cosa per mia mamma e riprendiamo, dai. Ancora Reggiano, Zortia. Commette fallo. Fallo su Zortia. Entra Rebic, esce Mazzocchi. Iori, pallone lungo, colpo di testa. Corregalo Bellotti. Bellotti, va via alla grande. Attenzione a Salcedo, Bellotti, 40 metri di corsa, Gallo Bellotti, prova il tiro, ma bravissimo Salcedo a fare spazio, Junior, attenzione a Junior, avanza, lancio per Zirco, ferma tutto, Glick, e riparte il Torino, Lianco, allarga dall'altra parte, Rodriguez. Si perde, attenzione al buco, deve chiudere Janko. Bravissimo, Scozzarella in mediana. Gira dall'altra parte per Robertone. Tocca in direzione di Letizia, avanza il nostro trenino. Il nostro Freccia Rossa. Letizia, Letizia, parte il tiro e la parata di Sirigu. Bravo Letizia. Ancora Zortia, lancio dall'altra parte per Rebic. Attenzione, c'è il buco, Taibe, fermato alla grande da Rodriguez, attenzione a Junior, e interviene Glick, forse un po' falloso, lascia proseguire l'arbitro, ancora Iori, Iori l'avevo comprato io nella Reggiana, pensate,
Pallone a Taieb. Palla indietro. Ancora Iori. Attenzione Zirkov, Iori, attenzione Taieb. E lì che ci mette il piedino all'ultimo. Torino che però di qua deve uscire, eh. Scozzarella, bravissimo. Bellotti, bravo Gallo. Lancia Salcedo, attenzione, fa scorrere la palla. E poi la tiene. La dà verso il Gallo Bellotti, uno stop. Viene un po' spinto. E qui cosa ha visto l'arbitro? Calcio di punizione. Eh sì, piede a martello su Salcedo. Scozzarella si andrà a incaricare del tiro. Mettiamola in mezzo. No, Rodriguez mette in mezzo per il Gallo Bellotti, niente da fare. Poi Rodriguez, Scozzarella prova il tiro a giro e la palla è troppo larga. Grande partita di Scozzarella, mamma mia. Una vita che lo volevo, io volevo. Riparte ancora, Sirigu. Pallone a questa parte, Zirkov, attenzione. Palla Glick, attenzione, deve uscire Mirante. Palo della Reggiana, poi Glick fa suo il pallone. Grande azione la Reggiana, Robertone, pallone a Janko, bella l'apertura per il Gallo che era troppo centrato. Junior, ancora verso Zirkov, cerca almeno il gol della bandiera, la Reggiana mette in mezzo, Janko, autorete. Autorete di Janko, può capitare, dai, 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 può capitare, non l'ha fatto apposta, ci mancherebbe. 3-1, riparte il Torino, Salcedo, Scozzarella. Robertone, pallone a Kamel Glik, tocca in direzione di Scozzarella, palla verso De Sena, dall'altra parte ancora Salcedo, poi Gojak, ancora Salcedo, mette in direzione del Gallo Bellotti, c'è un contrasto tosto qui, vabbè, Gallo Bellotti riconquista la palla, se ne va il Gallo, prova il tiro e Sirigu, come abbracciare un bambino. Riparte ancora la Reggiana, attenzione. Ancora pallone verso Junior, c'è Letizia che lo contrasta, ma Junior è più veloce, attenzione, mette in mezzo la palla, Janko, colpo di testa a uscire. Poi Gojak, subito su Gallo Bellotti, che lancia in contropiede Salcedo, palla troppo lunga, Markovic recupera la Reggiana. Una buona squadra, un buon ritmo di gioco, non c'ha tanto chi fa la differenza, però... Sempre una squadra che può dirla sua, ormai in Serie A da 3 stagioni, con questa sono 4. Ancora Goya, attenzione, viene anticipato, rilancio in avanti, poi ancora Bianco. Un minuto alla fine, attenzione a Taieb, bravissimo Rodriguez, bravissimo, grande partita, Mirante. E finisce così Torino che inaugura la sua Serie A di quest'anno battendo una discreta Reggiana, ha combattuto, ha preso anche un palo, ha segnato un gol sotto rete. Salcedo, Gojak e Gojak. E niente ragazzi, è andata così. Andiamo a vederci i risultati della prima giornata, io ve li farò sempre vedere e analizzeremo anche la seconda. Torino-Reggiana 3-1, Udinese-Milan 0-1, Monza-Cagliari 0-1, Verona-Fiorentina 0-1. Sassuolo Spezia 0-1. Parte subito bene di nuovo lo Spezia. Atalanta e Napoli 0-1. Parma Roma 1-0. Inter Bologna 2-2. Juventus Sampdoria 3-1. E Brescia che vince a Roma con la Lazio 3-1. Incredibile. Classifica inutile che la facciamo vedere. Insomma, è corta, è corta. Ok ragazzi, io vi lascio sempre con la classifica e questo sarà Hashtag 1. Ok. Va bene così. Ciao a tutti e grazie. Attimino solo, stoppiamo solo. Questo non ve lo faccio vedere chiaramente, ragazzi, perché è noioso da vedere. Vediamo che forse ci dovranno dire qualcosa, vediamo un po'.
Campionato 2, continua così, solite cose. La vittoria della partita non è andata via, cerchiamo di vincere anche la prossima partita. Sono d'accordo, non vogliamo certo sedersi. E beh, bisogna andare sempre con i piedi per terra. Benissimo, finisce così e ci rivedremo contro il Milan, partitissima. Ciao ragazzi.